Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Ops, ho usato la parola viaggio, scusatemi, lo so che state soffrendo in questo momento perché se state ascoltando l'episodio in data di pubblicazione, quindi intorno alla fine del mese di agosto, forse il viaggio si è appena concluso, o magari invece lo dovete ancora fare, quindi buon per voi, dovete ancora andare in ferie e godervi le vostre settimane, magari giorni di pausa. Ma qual è il problema? Il problema è che tanto prima o poi si rientra, e questa parola rientro dalle vacanze per molti di noi rappresenta un vero e proprio ostacolo psicologico alla ripresa delle nostre attività quotidiane. Ma soprattutto qual è il punto? Il punto è che rientriamo un pochino come se avessimo fatto, no, quell'ora d'aria, come dei carcerati che vanno fuori e poi devono rientrare, ahimè, all'interno della loro cella. Ecco, questo è un po' a volte il mindset con il quale andiamo in vacanza, viviamo la vacanza e poi torniamo dalle vacanze. Quindi in questo episodio del podcast di oggi voglio mettere insieme con te alcuni punti che possono esserti di aiuto, alcuni stimoli, riflessioni sulle quali puoi un attimino fermarti a riflettere per tornare a nella tua vita di tutti i giorni, non nello stesso modo da come te ne sei andato, ma in modo diverso, perché sicuramente questa vacanza ha dato alla tua vita qualcosa di diverso rispetto al tuo normale, e quindi dobbiamo capire come possiamo trattenerlo. Ecco, allora non voglio perdere altro tempo. In questo episodio del podcast ti parlo di 6 consigli che secondo me, poi magari mi sbaglio, però possono esserti utili per vivere meglio il tuo rientro dalle vacanze, o quantomeno provare a farlo in maniera diversa rispetto a tutti quanti gli altri anni. Ecco, allora buon ascolto e poi ovviamente fammi sapere cosa ne pensi anche tu all'interno del canale Telegram, perché sappi che una cosa che non è mai andata in vacanza è stato il canale Telegram, quindi un luogo dove tutte le menti libere, ascoltatori di questo podcast, possono incontrarsi e commentare quello che facciamo all'interno di questo podcast. E così come un'altra cosa che voglio già dirti che è nuova rispetto al pre-vacanza è legata allo Sfide Academy, cioè l'accademia delle menti libere che vogliono in qualche maniera lavorare sulla propria consapevolezza, ma te ne parlerò durante l'episodio e alla fine di questo episodio, perché sappi che c'è un regalo speciale, ecco, per te che stai ascoltando. Ma non voglio riempire questa prima parte di cose diciamo secondarie, quindi entriamo nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme come possiamo gestire al meglio questo benedetto rientro dalle vacanze. Oh, eccoci qua, rientro dalle vacanze. Ecco, già la parola rientro fa male, già solo pronunciare questa parola fa soffrire molti di noi, eh? Non so, adesso magari tu che stai ascoltando questo episodio magari sei sotto l'ombrellone, quindi stai ancora vivendo nel paradiso che ti sei scelto, no? Ti sei scelta per questi giorni di vacanze. Oppure le devi ancora fare, oppure le hai già fatte e quindi stai vivendo quella che viene proprio identificata come la sindrome da rientro delle vacanze. Cioè c'è proprio tutta una serie di sintomi negativi, perché sennò non staremmo qui a parlarne, che caratterizzano un po' il ritornare dalle nostre vacanze alla nostra vita di tutti i giorni. E qual è il punto? Il punto è che cercheremo di mettere in fila una serie di consigli che possono, diciamo, in qualche modo evitarci,
no, per forza, l'inevitabile sindrome da rientro alle vacanze, perché non tutti quanti ce l'hanno, eh? Nel senso, sfatiamo un po' sto mito, perché non tutti rientrano alle proprie vacanze in maniera così, no, disordinata, o magari, no, con la nostalgia di dover in qualche maniera aspettare che ritornino, no? Quindi che già cominciano a fare il countdown per le vacanze dell'anno successivo. Ecco, non tutti viviamo questo momento così. Molti, devo dire la verità, lo fanno. Io stesso tante volte mi sono reso conto essere vittima della sindrome del rientro dalle vacanze, e quindi fermiamoci un attimino subito a riflettere su questa parola, la parola rientro. Perché è una parola che, come dicevamo prima, ci fa male, no? Perché suona un po' come rientrare in gabbia dopo l'ora d'aria, no? Quindi già questo nella nostra testa divide o crea quantomeno una dicotomia, no? Tra la vita di tutti i giorni vissuta come un po' una prigionia, come una routine, le sbarre che sono sempre fatte allo stesso modo, quindi gli orari lavorativi, gli impegni lavorativi, e i colleghi al lavoro, oppure, no, la solita frenesia di tutti i giorni, quindi una gabbia, e poi l'ora d'aria, le vacanze. Ecco, ma ti sembra questo il modo di vivere? Ti sembra questo il modo di vivere? Io penso di no. Ecco, io non voglio vivere così. E quindi, no, pensiamo che quello che faremo in questo episodio sarà un po' fare il punto di come possiamo usare il viaggio e ciò che il viaggio che abbiamo fatto, che faremo, ci ha donato o ci donerà, per arricchire la nostra vita al nostro rientro. Ecco, perché il nostro rientro sia un rientro arricchito e non, no, un tornare moggi a testa bassa a quella che è la vita di tutti i giorni, per poi sognare, aspettare la prossima vacanza. Io non penso che sia questo un modo libero di vivere. Penso che una mente libera sappia migliorare e arricchire la propria vita partendo dalle proprie esperienze, e quindi il viaggio sicuramente ci può dare delle ottimi ingredienti, magari a volte anche nuovi, magari ingredienti di cui non conoscevamo l'alchimia o l'effetto sulla nostra vita, e che dobbiamo assolutamente, diciamo, portare anche nella nostra vita di tutti i giorni, altrimenti il rientro farà sempre male. Il rientro sarà sempre legato a una voglia di evadere. La vacanza come evasione. Ecco, una cosa che dovremmo debellare, secondo me, è proprio questo concetto, per cui la vita diventa la prigionia e la vacanza l'evasione dalla prigionia. Ecco, perché penso che questo sia un costrutto, in qualche maniera, che subiamo, eh? Cioè non è un qualcosa con il quale nasciamo. La vita è un viaggio continuo, ma molti di noi perdono la concezione, la percezione di questo viaggio e cominciano un po' a sedersi, perché funziona così la vita da bambini, poi da adulti, e piano piano diventa sempre un po' un perdere questa percezione del viaggio. Ecco, cerchiamo un po' di recuperarla, no? Perché il viaggio può arricchire il nostro rientro, e il nostro rientro può essere un tornare alla nostra vita, ma in modo nuovo. La cosa più bella è proprio questo, fare in modo che il viaggio trasformi e arricchisca la nostra vita di tutti i giorni. Altrimenti, come dicevamo prima all'inizio, la parola rientro potrà sempre e comunque fare solo male, ci farà solo male, perché ritroveremo gli stessi processi, perché rientreremo nella nostra vita sempre allo stesso modo, così come ne siamo usciti, con la voglia di evadere, e quindi attenderemo, inizieremo, faremo partire il countdown per la prossima vacanza. Ecco, là, cerchiamo di evitarla, questa cosa. Vediamo brevemente come possiamo farlo, o quantomeno quelli che sono alcuni spunti. Ecco, io ne ho messi sul piatto 6, poi magari se anche tu hai dei consigli da dare, vieni all'interno del canale Telegram e scrivi nei commenti anche del post dell'episodio quelli che possono essere i tuoi, no, rimedi, o come tu arricchisci la tua vita, come tu vivi il rientro delle vacanze, perché secondo me è molto interessante che poi ognuno di noi ci metta del proprio. Io ci metto del mio, e quindi il punto numero uno è che, secondo me, se sei stato contento delle tue vacanze, vuol dire che sei stato bene e sei stato in grado di godertele. Questa è una cosa, è già un punto di vista diverso, no? Perché se le tue vacanze già ti mancano, o comunque ti dispiace andare via da lì dove sei stato, è una buona cosa, e non dobbiamo darla per scontato, perché significa che sei stato in grado di far qualcosa di buono per te durante queste vacanze, per cui non hai voglia di smettere.
E questo, ti ripeto, non è scontato, perché molti di noi invece passano così tanto tempo a idealizzare le vacanze che poi quando ci arrivano restano quasi un po' delusi, no? Perché abbiamo un po' questa ansia da performance, per cui le vacanze devono essere stellari, devono essere in qualche modo, no, caraibiche, piene di movida, e quindi dobbiamo essere pieni di energia, pieni di voglia di vivere. E quindi alla fine poi ci rendiamo conto che quando andiamo in vacanza, è tutta sta gioia di vivere, tutta sta movida, tutta questa cosa, magari non ne abbiamo neanche voglia, perché abbiamo un po' in testa uno stereotipo di vacanza e la idealizziamo un pochino. Ecco, quindi non è scontato il fatto che tu abbia nostalgia delle tue vacanze, perché probabilmente hai fatto qualcosa di buono, o magari invece stai vivendo questo momento con un po' il mal di pancia, perché dici: oddio, vorrei altro tempo per poter fare qualcosa che ancora non mi sono data il potere, ho dato il potere di fare. Eh? Allora, veniamo al secondo punto. Quindi, la prima cosa è: sii contento del fatto che le tue vacanze ti sono piaciute, perché vuol dire che sei stato in grado di godertele. Il secondo punto, quindi, in questo caso, è che se sei stato bene, vuol dire, come dicevamo prima, che hai fatto qualcosa di fatto bene. Allora, il punto sta nell'individuare quelle anche piccole azioni che hai fatto durante le tue vacanze. Se, come dicevamo prima, magari sei lì col mal di pancia perché le vacanze sono passate senza che te ne accorgessi e non hai avuto tempo per fare delle cose, ecco, allora mettile comunque nero su bianco, su un pezzo di carta. Cos'è che ti è mancato? Cos'è che avresti voluto continuare a fare o avresti voluto fare in più? Ecco, non lo disperdiamo, perché altrimenti le mettiamo semplicemente nel cassetto a prender polvere e le ritireremo fuori queste cose che avremmo voluto fare il prossimo anno. Il prossimo anno succederà la stessa cosa, perché il processo è sempre lo stesso. Allora, durante l'anno invece, noi dobbiamo imparare a non chiudere il cassetto a chiave, quantomeno. E quindi quelle cose che hai fatto di buono, quelle cose che di buono avresti voluto fare, le dobbiamo annotare, cioè le dobbiamo avere ben chiare in mente. Possono essere anche delle piccole azioni, perché magari per alcuni quest'estate è stata l'occasione un po' per, magari, non so, coltivare un po' l'abitudine della lettura, leggere un buon libro, per altri magari può aver significato ritagliarsi del tempo per fare una passeggiata solitaria la mattina o al tramonto, no? Per dedicarsi più tempo alla famiglia o allo stare con gli amici. Magari potrebbe aver significato fare un po' di sport, o avresti voluto fare un po' più di sport, avresti voluto magari meditare, o organizzare delle gite fuori porta. Ora, qual è il punto? Il punto è che tutto questo non lo puoi fare soltanto in vacanza, mentre noi invece abbiamo dentro sta cosa per cui o sei in vacanza o sei nella vita di tutti i giorni. E quindi nella vita di tutti i giorni puoi fare solo determinate cose, puoi soltanto godere a metà, mentre invece in vacanza dobbiamo godere al massimo e poi non ci riusciamo. Allora, il concetto che vorrei condividere con te è semplicemente che in realtà in vacanza noi ci siamo sempre, perché la vita è un viaggio e siamo noi a trasformarlo in qualcosa che non è, cioè in una sorta di una sequenza anche a volte scaduta di azioni, senza rendercene conto. Ecco, allora riprendiamo un pochino, no, di consapevolezza, perché magari durante quest'estate, quindi sempre punto 2, hai fatto anche invece qualcosa di meno. Magari hai fatto in più qualcosa, come appunto magari leggere un buon libro, o magari hai fatto di meno delle cose che nella vita di tutti i giorni ti rendono più passivo, non ti aiutano a prenderti cura di te, non ti danno soddisfazione. Come per esempio, non so, faccio un esempio, magari hai fumato di meno. O in vacanza, non so, hai visto meno Netflix, oppure hai pensato meno al lavoro, hai guardato meno il cellulare. Ecco, potresti, guarda, fai un esercizio, prendi un bel foglio di carta, dividilo in due, fai due colonne quindi, e descrivi da una parte ciò che hai fatto di più e ciò che hai fatto di meno. Ecco, piccolo esercizio della nonna, a fine, per gestire questo momento. Altrimenti, se non ci fermiamo un pochino a riflettere, sta vacanza è stata o una serie di delusioni o una serie di illusioni, per cui ecco, poi puff, scompare per tornare nella vita di tutti i giorni. No. Allora, cos'è che hai fatto al di là di dove sei stato? Perché magari non potrai andare tutte le volte in Grecia così come vorresti, non potrai andare all'altra parte del mondo come vorresti. Va bene. E allora che vuol dire? Ci fermiamo qui a questo livello? No, possiamo andare oltre, perché io sono convinto che se sei stato bene in vacanza o hai un'idea di vacanza, vuol dire che ci sono delle caratteristiche, delle piccole azioni che ti fanno bene e che ti piacciono, che vorresti mettere in pratica. Allora, cos'è che
hai fatto di più e cos'è che hai fatto di meno? Cos'è che durante quest'anno vuoi fare di più e vuoi fare di meno? Perché a qui arriviamo al terzo punto. Una volta che abbiamo chiaro tutto questo, dobbiamo imparare a mantenere queste abitudini nella vita quotidiana. Quindi pensa in quali modi potresti mantenere questa abitudine nella tua quotidianità. Questo è il segreto. Ragazzi, perché vi ripeto, la vita è un viaggio, la vita è una vacanza. Possiamo trasformarla in una vacanza, il che non significa non vivere momenti di difficoltà e di stress, ma saperli condire, integrare con aspetti piacevoli, con aspetti che ci fanno bene, solo che tante volte non abbiamo in mente cosa veramente ci fa bene. Non sapete quante persone desiderano star bene, ma non sanno come si sta bene. Cosa gli fa bene? Ecco perché il punto numero due, quello di elencarti le cose che hai fatto meno, che hai fatto di più e che ti hanno fatto bene durante questa estate, non è soltanto un esercizio che puoi fare adesso di 29 d'agosto, o di 30 di agosto, o di 1 di settembre, ma è un qualcosa che puoi fare sempre, in qualsiasi momento. Quarto punto è dobbiamo preparare la nostra mente al rientro, perché se no il nostro cervello percepisce comunque una specie di switch tra on off, per cui no, mi rilasso e torno al lavoro. Allora dobbiamo preparare e pianificare il nostro rientro. Pianificare il nostro rientro da che cosa? Da quella frase che abbiamo ripetuto per tutto il mese di giugno e di luglio, cioè questo lo farò a settembre, questo lo farò a settembre, e quindi abbiamo rimandato, e settembre diventa l'accumulo, è un po' come quella stanza di casa dove metti le cose, dici vabbè la metto lì, un po' come la cantina, poi ti ritrovi che la cantina è un disastro, ma la cantina fa parte della casa, per quanto no, tu lontano possa averla dal luogo in cui vivi quotidianamente, nella tua mente la cantina fa parte della casa, quindi settembre fa parte dell'anno, e l'anno in un certo senso è la tua vita in miniatura, cioè in un anno, così come vivi un anno, è un po' come vivi la tua vita. Quindi quando dici no, lo farò a settembre, rimandi tutto lì, ci credo che poi settembre diventa il momento più attufato dell'anno e hai voglia di scappare, e hai voglia di fuggire, non hai voglia di tornare, e quindi il rientro diventa un rientro in cella dove ci sono ad aspettarti tutti i demoni che hai rinviato. No, allora fai una cosa, usciamo da questa narrazione e andiamo nella pianificazione. Quindi pianifica il tuo rientro. Quali sono le cose che dovrai fare? Mettile nero su bianco, cioè non ti far spaventare, prenditi qualche giorno prima di rientrare per dedicarti a questa pianificazione, no? Cos'è che di ciò che hai rimandato a settembre va messo in pianificazione, in programma? Quali sono gli step che dovrai compiere quando tornerai al lavoro? Quali sono gli step che dovrai compiere quando tornerai a casa? Altrimenti, se li tieni tutti quanti in testa e non li vedi nero su bianco, restano nella tua testa. E vi posso garantire che invece portare nero su bianco le cose è molto terapeutico. Quinto punto, secondo me, è adottare la filosofia un passo alla volta. Il rientro dalle vacanze ci fa paura, ci spaventa, ci fa male soltanto al pensiero. Perché? Perché in qualche maniera lo viviamo come un... diciamo staccare e riattaccare la spina, come uno sbalzo di corrente dove c'è assenza o presenza di corrente, e quindi non viviamo le cose con serenità. Invece la filosofia di un passo alla volta ti permette di essere, e arrivare al sesto punto, di essere più gentile con te stesso. Se sarai più gentile con te stesso potrai rientrare gradualmente, ma potrai farlo in maniera morbida, in maniera gentile, in maniera graduale e armoniosa, e il rientro quindi non diventa più quel crack, porca miseria quanto fa male, no, può diventare un qualcosa che senza neanche sospettarlo potrebbe essere anche un momento piacevole. Perché, e questo è l'ultimo punto che mi piacerebbe condividere con te, settembre o qualsiasi rientro è un nuovo inizio. Il punto è che noi vediamo che è la fine di qualcosa, invece che la fine del viaggio. Invece prova a cambiare prospettiva, perché il rientro delle vacanze può essere l'inizio di qualcosa di nuovo. Anche le stesse cose possono essere vissute in maniera nuova. Quindi sii gentile con te stesso,
applica la filosofia di un passo alla volta, fai le cose piano piano e non pretendere da te di saper di nuovo subito fare un podcast come lo sto facendo io in questo momento. Io sono settimane che non registro così a braccio un episodio del podcast, quindi mi ci vuole un po', devo essere gentile con me se qualche volta mi inceppo, se vado un po' oltre, ok? Poi pianifica il tuo rientro, non lo dare per scontato, e nella pianificazione mantieni le abitudini della, diciamo, sane che hai riscontrato essere state buone per te durante le tue vacanze, per fare in modo che le vacanze non finiscano mai, perché questa è la verità: la vita è una vacanza, perché la vita è un viaggio. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast. Come vi avevo detto all'inizio, questo settembre riparte, ma non riparte allo stesso modo, come dicevamo anche durante l'episodio del podcast. Infatti c'è la possibilità di accedere a Sfide Academy. Eh sì, finalmente lo possiamo fare, apriamo le porte di questa accademia del benessere, la palestra delle menti libere, all'interno della quale ti aspettano delle sfide, delle challenge, una al mese, ma che non vivrai da solo, ma che potrai vivere insieme a dei compagni sfidanti che come te hanno capito che la vita non è una serie di sfighe, ma è una serie di sfide, e la nostra capacità di saper affrontare le sfide della vita ci permette di liberare la nostra mente ogni giorno di più. E quindi voglio farti sapere che nelle note di questo episodio trovi il link sfideacademy.it per poterti candidare. Ecco perché non tutti quanti noi, secondo me, siamo pronti a questo percorso, che poi ovviamente puoi decidere tu se affrontare tutte e 12 le sfide oppure fermarti a un certo punto perché ti senti di aver preso quello che ti serve. Quindi non è un percorso obbligatorio, ma è sempre comunque libero. Ma come ti dicevo, c'è bisogno di fermarsi un attimino e capire se questo percorso può essere per te. Ma sono convinto che se ascolti questo podcast, al 90% dei casi sicuramente Sfide Academy può aiutarti a fare un percorso dentro di te in termini di consapevolezza e di liberazione, andando a toccare delle aree della tua mente, della tua comfort zone, che magari è da tempo che vorresti fare, ma che non hai mai l'occasione e la forza di farlo. Ecco, allora ti invito a visitare www.sfideacademy.it per capire come funziona. Ma ti dico anche che per gli iscritti al canale Telegram delle menti libere c'è uno sconto, infatti c'è uno sconto, mi pare, del 10-15% addirittura, insomma non è una roba da poco, per poter partecipare a questa avventura di Sfide Academy. Perciò ti invito a iscriverti al canale Telegram mandando al mio contatto personale Matteo Neroni, che è appunto il mio contatto su Telegram, e scrivermi la frase "sono una mente libera". Da quel momento in poi potrai accedere al canale Telegram e, oltre a tutti i contenuti, oltre a questo podcast, potrai anche usufruire dello sconto per iscriverti a Sfide Academy, un percorso di liberazione per la mente. Va bene, io ti ho detto tutto e ringrazio tutti i finanziatori di questo podcast che, nonostante l'estate, nonostante ci siamo un pochino fermati, abbiamo un pochino rallentato con la produzione di questi episodi, loro non hanno mai smesso di sostenere questo podcast. Quindi adesso non li vado a citare tutti perché sono quasi 70 persone a sostenere questo podcast. Se anche tu prendi valore da questo show e vuoi sostenerlo, vai sempre nella nota dell'episodio e diventa anche tu finanziatore sulla pagina Patreon, scegliendo il livello che fa più per te, al tuo caso. Va bene ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento sempre qui su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato. Vivi il tuo presente. E costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. E sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.